No, sono soddisfatto in generale. Il risultato in questi test conta fino a un certo punto. A me interessa vedere la crescita sotto il punto delle cose che proviamo durante ogni giorno negli allenamenti e quindi vedo questa squadra prendere sempre di più la propria fisionomia. È normale che adesso le gambe sono ancora un po' più pesanti, quindi c'è ancora poca brillantezza, poca velocità nel fare le cose, però l'importante è che i ragazzi cerchino di mettere in pratica quello che proviamo e soprattutto la mentalità, quella non deve mai mancare, quindi voglio vedere le cose che proviamo, ma soprattutto vedere che la squadra cerchi sempre di giocare a calcio e di vincere le partite, perché è una bella cosa, l'anno scorso ne abbiamo vinte tantissime, sappiamo che quest'anno sarà un po' meno facile, però non dobbiamo perdere questa buona abitudine. È il mio modo di vedere il calcio, è normale che ci sono anche dei momenti in cui questo non lo puoi fare, che devi aspettare, però non mi piace la squadra che si difende e basta, quindi voglio una squadra comunque con una difesa alta, che abbia il baricentro spostato all'insù, che ci sia subito un buon pressing e velocemente poi riuscire ad andare a verticalizzare. E questo i ragazzi lo stanno facendo molto molto bene. Adoin può fare tutti i ruoli del centrocampo e soprattutto in difesa da terzino basso, quindi da difensore basso, quindi un giocatore duttile, intelligentissimo e in questo momento del precampionato dove numericamente siamo un po' non tanti, qualcuno si deve un po' sacrificare a fare 90 minuti e Simone ha le caratteristiche e la forza fisica per poterlo fare. Stiamo cercando, il direttore più che altro sta cercando di imbastire le giuste trattative. Finora ha operato in maniera straordinaria, portando giocatori importanti e sono sicuro che nel giro di qualche giorno, insomma, riusciamo a completare i tasselli che ancora mancano. Io me lo auguro, ripeto, il direttore sta lavorando per questo, in maniera costante, non si è mai riposato da quando è finito il campionato e per cercare di accontentarmi perché sa quanto sia per me importante avere l'organico completo per poter lavorare. Oggi è arrivato anche Bruno Alves, ieri è arrivato Barella, Come quindi sta? no, bene, è normale che non ha mai avuto molto riposo. L'anno scorso mi diceva che ha dovuto fare i preliminari col Fenerbahce, poi il campionato, poi la Coppa d'Europa, quindi si è messo a disposizione, anzi è stato veramente un grande professionista a prendersi solo 15 giorni di vacanza ed arrivare subito da noi.